Ok raga, sembra proprio che Fortnite abbia svelato in anteprima tutto quello che ci sarà nel nuovissimo evento finale che arriverà in questa stagione, quindi se anche voi volete scoprirlo lasciate like e iscrivetevi in questo momento e guardate assolutamente tutto quanto il video. Pochi giorni fa abbiamo visto insieme tutte quante le notizie sull'evento finale di Fortnite che avremo in questa season 4, ormai sembra confermato. Ma nel frattempo sono uscite tantissime altre informazioni e soprattutto di un possibile ritorno di Mida. No, assolutamente non me lo sto inventando. Dovete assolutamente guardare questo video fino alla fine per scoprire tutto quanto. Allora, scommetto che tutti quanti volete sapere il perché ho detto che potrebbe tornare Mida nell'evento, addirittura nella nuova stagione. Beh, perché di recente Fortnite ha aggiunto questo spray. E come vedete in questo spray si vede qualcosa di molto strano. Vediamo la mano di Mida sotto e fin lì siamo tutti quanti d'accordo. E la vediamo praticamente coperta di cromo. Esatto, sembra proprio che Mida infatti sia stato coperto di cromo. Ma di questo comunque ne parleremo meglio dopo. Innanzitutto vi ricordo che l'evento finale, sempre se ci sarà, perché Epic Games ancora non l'ha confermato, ma moltissimi leaker ne stanno parlando ormai, bene, sembra proprio che l'evento finale dovrebbe arrivare il 4 di dicembre. Scusatemi, il 3 di dicembre, ho sbagliato. Quindi il 3 di dicembre dovremmo avere l'evento finale, forse alle ore 22 di sera, nel caso comunque sarò in live, quindi iscrizione e campanella attiva in questo momento. Ma ora torniamo effettivamente a parlare di Mida, di questo evento finale. Beh, ovviamente questo non è l'unico indizio, però comunque è un indizio molto molto interessante. Sicuramente non è a caso, essendo che questo spray è presente in Fortnite e non è che l'ho inventato io. Ma ora raga vi porto in un punto della mappa di Fortnite in cui, beh, esatto, c'è già un riferimento a Mida proprio qui nella mappa di Fortnite. Calmi tutti, calmi tutti, ora vi ci porto. Ma prima ricordatevi codice creatore Nax con 2x nello shop, mi raccomando, per supportarmi, con 2x non con una. Ok, sono morto ma direi di atterrare subito esattamente in questo punto della mappa. Dovrebbe essere qua, se non mi sbaglio. Non è che ci capisco molto in realtà in questa zona della mappa, ma dovrebbe essere esattamente, sì, ok, devo aver indovinato il punto. Ok, tu che cavolo vuoi, nemico? Vattene via, non voglio assolutamente nemici, non voglio nessuno che mi rompe le scatole. Voglio atterrare in quel punto per farvi vedere questo easter egg riferito proprio a Mida. Ok, sì, il punto è questo, ho già notato qualcosa. Notato anche voi? Eccolo qui. Un bunker sott'acqua. Un bunker, avete capito bene? Questo bunker non era presente prima di questa stagione e effettivamente è stato aggiunto qui su Fortnite. Vi ricorda qualcosa un bunker del genere? Bene, se non vi ricorda niente ve lo dico io. Nella season 2 del capitolo 2 di Fortnite c'erano questi bunker in tutta quanta l'agenzia, attorno all'agenzia, scusate, e effettivamente erano i bunker proprio legati al dispositivo di Mida, all'evento finale di Mida. Però effettivamente io per ora nella mappa ho cercato un po' anche fuori dai video eccetera, ma non ho trovato nient'altro, ma questo comunque è un indizio molto molto strano. Nei commenti scrivete le vostre teorie a riguardo di questo bunker di Mida segreto che probabilmente nessuno ha notato. Ne avevo già parlato in un altro video, però appunto ho voluto spiegarvelo meglio in questo. E sicuramente adesso tutti quanti mi chiederete: ma scusami Nax, perché Mida dovrebbe tornare su Fortnite? Cioè ormai sì, ok, Mida era bellissimo e tutto quello che vuoi, però effettivamente ormai la sua storia, tutto quello che doveva fare l'ha fatto. Avete ragione, avete assolutamente ragione. Ma se ci pensate, Mida e effettivamente questa season 4 hanno qualcosa in comune, ovvero appunto il cromo e l'oro. Cioè il cromo praticamente prende tutte quante le sostanze e tutti quanti gli elementi della mappa, quindi per esempio gli alberi, le rocce, le case eccetera. E l'oro nella season di Mida faceva la stessa cosa, quindi hanno qualcosa in comune. E secondo le mie teorie, che sicuramente saranno false ma a dettagli, beh, secondo le mie teorie potrebbe essere tipo una specie di counter, nel senso Mida potrebbe essere praticamente counter del cromo, potrebbe distruggerlo, potrebbe essere l'unica possibilità che abbiamo di salvarci dal cromo. Sì, è vero, poi diventerebbe tutto quanto d'oro, non so quanto converrà effettivamente, visto che l'oro è indistruttibile, ma questo è un altro dettaglio. Ora però che vi ho parlato delle teorie, passiamo ai leaks ufficiali. Comunque, tutti quanti nei commenti, mi raccomando, tutte quante le vostre teorie nei commenti. Premete quel cavolo di tasto iscriviti in questo momento, se non lo fate veramente siete persone orribili, con campanella attiva ovviamente. Adesso effettivamente dobbiamo parlare di cosa ci stanno dicendo i leaker riguardo l'evento finale. Infatti il 15 di novembre arriverà una nuova versione di Fortnite, quindi una nuova patch, e esattamente due settimane dopo, ovvero il 29, uscirà un'altra patch, ovvero la 22.40. quindi ovviamente l'evento finale sarà dopo la patch 22.40. diciamo che per quanto
quanto riguarda le date torna abbastanza. Infatti avremo appunto il 29 e la 22.40, il 3 l'evento finale e il 4 oppure il 5 di dicembre la nuova stagione. Tra l'altro in questa stagione dovrebbe anche arrivare, dovrebbero arrivare due veicoli, stiamo parlando degli elicotteri che penso tutti quanti voi conoscete e addirittura degli aerei, dovrebbero ritornare, non si sa ancora la data precisa, però probabilmente dovrebbero tornare in una di queste patch, quindi oppure nella 22.30 o nella 22.40. Tra l'altro dovrebbero anche avere una specie di nuova skin, quindi una specie di nuova copertura predefinita che magari sarà in tema con la stagione. Questa cosa però non è confermata. Ma quindi, sempre riguardo l'evento finale, effettivamente Mida cos'è che potrebbe fare? Beh, in realtà non è stato assolutamente confermato né che Mida tornerà né che tornerà nell'evento finale. Si pensa infatti che potrebbe tornare magari in futuro, non si sa quando, oppure addirittura nella nuova stagione. Però ancora non è stato leakato nell'evento, anche perché se vi ricordate negli scorsi video che vi consiglio di vedere se non li avete visti, abbiamo visto insieme tutte quante le skin leakate in anteprima del nuovo pass battaglia, della nuova season in generale, che arriveranno. C'era Miauscolo, c'era la Sloane, ma Mida non c'era, quindi effettivamente a quanto pare o la Epic lo sta tenendo nascosto, e effettivamente ci potrei anche credere, oppure semplicemente Mida non arriverà mai, oppure arriverà tra un po' di tempo. Ci sono appunto queste opzioni, quindi non è che questo video vuol dire Mida è tornato, no ragazzi, non è tornato, però essendo che hanno messo lo spray che vi ho fatto vedere prima, esattamente questo, all'interno di Fortnite, e vi ricordo che l'Epic non fa le cose a caso, quando fa una cosa, l'abbiamo visto, lo fa sempre per un motivo, vuol dire che Mida potrebbe ritornare qui su Fortnite. Ma c'è un'altra informazione molto importante che vi devo assolutamente mostrare, perciò state attenti. Questo raga è un post fatto da Donald Mustard, quindi diciamo dal creatore della storia di Fortnite, su Twitter. Come vediamo c'è un giocattolo di Mida, questa è la skin di Mida Rex, quindi di Mida Ray praticamente, è risalente praticamente a metà ottobre, quindi neanche di troppo tempo fa, e come vedete ha postato effettivamente un giocattolo di Mida. Le date sono anche abbastanza vicine rispetto appunto a questo spray e a questo post, perciò ci sono veramente tantissime coincidenze raga, il bunker, lo spray e addirittura questo post fatto dal creatore della storyline di Fortnite. Fidatevi di me che non è una coincidenza, Mida potrebbe ritornare su Fortnite, anche perché come sapete probabilmente voi siete tra quelli, tutta quanta la community lo adora, tra cui io e probabilmente appunto anche voi. Torniamo adesso in lobby, vi faccio vedere l'ultima cosa. Come già vi ho fatto vedere nello scorso video, questa schermata di caricamento presente nel set di Araldo fa vedere proprio l'Araldo che sta conquistando tutta quanta la mappa con appunto il cromo, e forse Mida sarà l'unica speranza per combattere questo cromo e l'Araldo. Devo dire, è stata veramente bella la teoria di questo video, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi, lasciate like, iscrivetevi, codice supporto a un creatore Nax con 2x, e ci vediamo in un prossimo video non appena ci saranno nuove notizie. Ciao ragazzoli.